Sono state montate due delle tre tende davanti al Tribunale Penale di Bari che da lunedì serviranno per lo svolgimento dei processi senza detenuti che devono essere rinviati dopo la dichiarazione di inagibilità del Tribunale Penale e della sede della Procura in via Nazarians. La terza tenda sarà allestita in giornata e da lunedì saranno operative. Le tende sono state messe a disposizione dalla Protezione Civile della Regione Puglia su richiesta dei vertici degli uffici giudiziari di Bari. E è necessario che i processi si tengano qui perché all'interno non si può entrare se non per il trasferimento degli uffici che è già iniziato nei giorni scorsi. Nelle tende sarà messo un mobilio minimo, ovvero soltanto una scrivania, in modo che i giudici possano chiamare i processi e che devono essere aperti uno per uno per essere poi rinviati in maniera concordata con le parti, questo per garantire appunto tutte le parti. La dichiarazione di inagibilità del Tribunale è stata determinata da una perizia commissionata dall'INAIL, che è proprietario dello stabile, che ha evidenziato gravi carenze strutturali nella costruzione del palazzo. E sulla base di questa perizia i tecnici del Comune di Bari hanno dichiarato l'inagibilità ritenendo che il palazzo non possa essere più frequentato per le quotidiane esigenze di giustizia.